Benvenuto a un'IKEA con Ipisla per la tavola estiva. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Sì, un nuovo mi è venuto in IKEA, quasi uno dietro l'altro, perché ragazzi, mentre stavo facendo i sottotazzina con i Pisla, ho avuto l'idea anche di fare il portatovaglioli. Un portatovaglioli che possa essere usato anche in giardino, quando pranziamo fuori, in terrazzo, e che quindi possa sopportare anche eventuali intemperie senza rovinarsi. Sarà un portatovaglioli carinissimo, e la cosa bella di farselo coi Pisla è che potrete farli di qualunque colore e quindi accordarli con qualunque tovagliato, posateria voi abbiate in tavola. Basta cianciare, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare il nostro portatovaglioli estivo. Ed ecco l'occorrente per preparare il nostro portatovaglioli optical fatto con i Pisla. Perfetto compendio per i sottobicchieri barra tazzina da caffè che ho fatto qualche video fa e che vi metto qui nelle schede informazioni. Vi si aprirà più o meno in questo momento. E allora, se volete un servizio completo fatto di sottobicchieri barra sottotazzine, io le uso come sottotazzine, e portatovaglioli per esterni, diciamo così, seguite questo tutorial. Ci occorreranno naturalmente i nostri amati Pisla o Amabeds, poi della carta forno, il ferro da stiro ad una temperatura non troppo alta, mi raccomando, ma abbastanza alta, e lo metto su seta, e poi i tappetini. Oggi useremo quello tondo e quello quadrato, e naturalmente, per agevolare il lavoro, una pinzetta. Cominciamo subito. Per questo progetto useremo il tappetino quadrato, ma andrebbe bene anche quello tondo, semplicemente cambiando la forma della nostra decorazione, quindi utilizzate la fantasia. Io metterò il tappetino in obliquo a mo' di rombo e comincerò a lavorare dalla sezione, dalla diagonale appunto di questo, facendo una bella linea di Pisla tutti neri. Creiamo tanti triangolini mettendo ogni due Pisla uno e mezzo, quindi due, uno e mezzo, due, uno e mezzo. E adesso riempiamo il triangolino che si è formato sopra con i gialli. Vi faccio vedere, però invece di fermarci al triangolino mettiamo anche il quarto sopra e facciamo un bel quadratino così. A questo punto facciamo un'altra linea di triangolini, però questa volta bianchi. Arrivati a questo punto, rifacciamo i triangolini neri come alla prima riga. Adesso di nuovo bianco, e così chiudiamo tutta la serie fino all'apice. Benissimo, siccome il mio chiude il quadratino qua, decido di togliere tutta la fila che rimane fuori dal quadratino, in modo da dare proprio una sorta di inquadratura più giusta a tutto il portatovaglioli. Quindi mettiamo la carta forno, ferro da stiro abbastanza caldo ma non rovente. Una volta fatte attaccare tutte le perline, staccate dal tappetino e ponete in piano sotto un peso. Di questi triangolini ne preparo due, mi raccomando.
Nel frattempo io preparo la mia base. Faccio un bel rettangolo. Con dei corallini neri faccio un bel rettangolo lungo quanto tutta la base è quadrata e largo circa 8-10 a seconda di quanto voglio che sia largo e accogliente il mio portatovaglioli. Ovviamente anche di questo troverete lo schema sulla pagina Facebook di Arte per Te nell'album Portatovaglioli in Pisla. Se avete un tappetino abbastanza lungo, voi non avrete il problema a cui sto andando incontro io e che risolveremo insieme. Se invece come me avete un tappetino corto rispetto alla base del vostro lato, vi faccio vedere, visto? E allora dovrete fare due pezzi e quindi non fare il margine laterale e continuarlo e poi saldarlo successivamente. Ora vi faccio vedere. Quindi prendete la misura e continuate sino a dove vi necessita. Io in questo caso prendo il disavanzo e me lo segno qua stesso con un pisla, quindi qua devo fare anche tutto quest'altro pezzo. Non so se mi sono spiegata, ora vi faccio vedere e capirete sicuramente meglio. Non è colpa vostra se non avete capito, è colpa mia che non ho saputo spiegarlo bene visto il grande caldo. Quindi sto facendo il pezzo che mi servirebbe qui per continuare la base del mio portatovaglioli. E fatelo come se fosse continuativo a questo, quindi mettete il vuoto qui e il margine qui. E ora il dentro riempitelo come volete, col giallo, col nero, a righe, insomma non è importante perché tanto sarà la base che andrà appoggiata sul tavolo, quindi non si vedrà particolarmente. Adesso mettiamo la carta forno e stiriamo. A questo punto avrete questo pezzo che è la base e i due pezzi laterali per appunto creare il nostro portatovaglioli di carta. Cosa facciamo? Prendiamo la nostra carta forno sempre e la mettiamo come base. Quindi io incollerò su questo margine il triangolino, quindi facendo questo lavoro qua, tac, nascondendo il margine. Non conviene incollarlo sopra perché è più esposto alle sollecitazioni, mentre così almeno è tenuto dritto da questo muretto di pisla. Cominciamo subito. Prendiamo la nostra pistola a caldo e squisciamo la colla su tutto il laterale del nostro portatovaglioli, così, stando attentissimi a non bruciarci, lo poggiamo e subito tac e spingiamo, ripeto, stando molto attenti a non bruciarci. La colla entrerà nei forellini dei pisla e dovrebbe fare ancorare il nostro pezzo. Che sto facendo una cassa? No. E allora, l'unica cosa a cui dovete stare molto attenti è a fare ancorare bene i pezzi, perché da questo dipenderà la robustezza del vostro portatovaglioli. Adesso, una volta che questo si è completamente asciugato, fossi in voi, e io lo farò, anche se non rimane rifinitissimo, do un altro pochino di colla a caldo qui sull'interno. Adesso metto la colla a caldo pure sull'altra paretina di pisla, sull'altro margine, e faccio, ripeto, la stessa identica operazione. Ed il nostro portatovaglioli è bello e pronto per alloggiare i nostri tovagliolini di carta. Vi faccio vedere come funziona qui live, così anche Enzo si rende conto di cos'è.
perché dice che è una casa e noi dobbiamo farglielo capire che cos'è a piccolo, no? Allora mettiamo i tovagliolini piegati e voilà! Il nostro portatovaglioli, anzi la casa dei nostri tovaglioli a questo punto è bella e pronta per guarnire le nostre serate in giardino o in terrazzo con i nostri amici. E allora adesso vi lascio le foto, vi rimando anche al video dei sottobicchieri / sottotazzina che ho realizzato con lo stesso metodo e noi ci rivediamo dopo. Ciao! Il nostro portatovaglioli ve lo faccio vedere da vicino per farvi capire anche la grandezza, in senso la grandezza reale. È molto carino, molto resistente e naturalmente rifinito in ogni sua parte. Questo nelle foto non posso farvelo vedere e allora approfitto e lo faccio qui. È un portatovaglioli abbastanza capiente, entrano un bel po' di tovaglioli e soprattutto potrete farne 2-3 per una tavola bella lunga. Potrete accordare, come vi dicevo prima, i colori del vostro tovagliolo. Potrete cambiare anche le forme e sbizzarrirvi. Ho intenzione durante quest'estate di farne molti, almeno 3, perché ne voglio fare uno più spiritoso per le bevande, per i succhi di frutta, e uno un pochettino più chic per i tovagliati un pochettino più ricercati. Sì, sempre con i pisla, perché quando si apparecchia in giardino si può essere ricercati anche usando materiali da poco. E allora spero che questo video vi sia piaciuto, e se vi piace anche l'idea che ho avuto di questa serie di video fatemelo sapere qui giù nei commenti. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un pollice in su, potete farlo anche tutto con i pisla, e mi raccomando, seguitemi sempre su Due Cuori Una Cappa insieme a Gabriele e sul mio nuovo canale Ombretta. Vi rimando anche a tutti i miei altri social, Facebook, ma soprattutto Instagram, che è il punto focale di tutti i miei canali. Lì pubblico le foto relative a tutto per rimanere sempre aggiornati su quello che io vado combinando. E poi, che dirvi, basta, andiamo a mare adesso e noi ci rivediamo al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima, ciao!